Razionalizzazione della spesa, ma senza intaccare la qualità dei servizi, abbattere le liste di attesa, realizzare la rete territoriale di cure e assistenza, ma al tempo stesso gestire il riordino della rete ospedaliera e lavorare all'abolizione del super ticket. Obiettivi che dovranno portare a casa i nuovi direttori generali delle ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, e delle ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, Roberto Testa. Sono stati presentati all'Aquila dal presidente della regione Marco Marsiglio e dall'assessore alla sanità Nicoletta Verì. La stessa Verì ha approfittato dell'occasione per annunciare che la pratica dell'abolizione del super ticket è sul tavolo del Ministero della Salute, dove ora siede al vertice Roberto Speranza di LeU, che già ha ribadito che questa in Abruzzo e altrove sarà una sua priorità. Il Project Finance è uno valido strumento, chiaramente da valutare la convenienza. Nel senso, qualsiasi regione o azienda che deve fare dell'Europa deve valutare la propria disponibilità ai fondi sufficienti. Se non sono sufficienti, sono da attingere strumenti alternativi, di cui Project Finance è uno. Il DM70 definisce la rete ospedaliera di tutta la regione. Chiaramente questa è una proposta che sta sul tavolo ministeriali e non si possono offrire gli stessi servizi a distanza di pochi chilometri, per cui va fatta una scelta, ma è una scelta tecnica, politica, che appunto non farà il direttore di Chieti. Essendo una regione anche dal punto di vista orografico abbastanza articolata, insomma, con tutta una serie di differenze anche all'interno della stessa, chiaramente bisogna andare a considerare anche tutto quello che sono le reti patologie tempo dipendenti e quindi insomma, bisogna fare una serie di considerazioni, quindi vedere quali sono le unità operative, vedere come poterle integrare, vedere come può contribuire anche tutta la tecnologia, la telemedicina, insomma tutta un'altra serie di elementi che possano valutare questa possibilità. Tutto questo chiaramente va contestualizzato anche nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera.